Allora, innanzitutto buongiorno a tutti. Ti saluto il sindaco di Torino, presidente della regione, sindaco Appendino, presidente Chiamparino. Saluto il capo della protezione civile piemontese, dottor Bovo, e naturalmente l'ingegner Curcio che è salito con noi da Roma, oltre che il prefetto di Torino Saccone e tutte le autorità che sono presenti. Quando ieri il presidente Chiamparino mi ha suggerito di fare un salto alla protezione civile piemontese, protezione civile regionale, per significare la grande attenzione con cui stiamo tutti insieme lavorando e seguendo questa vicenda, mi ha anche detto dello straordinario lavoro che è stato fatto in questi anni e in questi mesi, dopo ciò che era avvenuto 20 anni fa, qualcosa di più di 20 anni fa, e ora stiamo affrontando una fase di emergenza che naturalmente non è terminata e quindi nessuno può permettersi di tirare un sospiro di sollievo. Attendiamo il passaggio della piena ad Asti, prima e ad Alessandria, poi come i momenti più importanti, ma che vede un grandissimo lavoro da parte delle donne e degli uomini della Protezione Civile della Regione, in primis di tutti i volontari. A tutte e a tutti loro vorrei dire con grande forza il mio grazie, credo il grazie di tutte le istituzioni, credo di poter parlare anche a nome del Presidente della Regione e del Sindaco della Città Metropolitana, perché il lavoro che è stato svolto ha permesso di affrontare una situazione emergenziale molto vicina a quella del 1994, molto più vicina a quella del 94 che non a quella del 2000,